grande Maggio, anche se non ce l'ho tocco. Tocca lo stesso, toccati la testa destra. Grande Maggio, scusi ma lava. Dagli 11 metri lo specialista Zirilli, anche lui però ipnotizzato da Mattia Maggioni che para il quarto rigore del proprio campionato. Altro intervento super per il portiere bergamasco. Sugli sviluppi del corner successivo il pallone messo fuori testa da Pedrocchi, poi l'intervento volante di Roberto. 31esimo minuto, rischia però grossissimo la formazione azzurra con il contropiede organizzato da Bonaccina per Lauricella. La sua conclusione sull'uscita di Maggioni. Viene ipnotizzato però il numero insperata al 39esimo minuto sulla spinta del pareggio. Ci prova il compagno di reparto Berta a fare, dove partono decisamente meglio i rossoneri di casa. Al 13esimo sul lancio di Marchesetti va vuoto Vangi, ma non va vuoto ma virtualmente la partita con il Sant'Angelo, che ci prova ancora almeno per l'orgoglio. È sempre Dragone. Si presenta lo specialista Spampati, il suo destro però è debolissimo e Maggioni riesce a bloccare la sfera, a dire di no al nuovesimo, la punizione di Baresi, la respinta di Maggioni, azione che però prosegue con la difesa del Seregno che non riesce a allontanare nel migliore dei modi. Allora ancora Baresi con il destro da lunga distanza e un minuto dopo, quando sul cross di Ragnoli la deviazione volante di Piantoni viene salvata da uno strepitoso intervento di quasi 6. La risposta all'11esimo minuto affidata a Ciaghi, che cerca di imbeccare Caraccio, lo fa per lui inavvertitamente Moreno, ma la conclusione viene ribattuta di testa da Bonfanti che salva il Mapello Bonate, vicinissimo al gol invece al 35esimo con Pedrocca, su cui è davvero bravissimo Mattia Maggioni. Impante determinato nella ripresa, anche se il Mapello in ripartenza al quarto minuto ha una buona occasione con il destro di Nello Russo alzato ancora una volta sopra il montante da Mattia. Al 29esimo ancora pericoloso, Mauri apre a sinistra per Mignanelli, il suo tiro cross cerca di sorprendere Maggioni, che è bravissimo a smanacciare sopra la traversa. Ed è questo dall'inizio della ripresa, ci prova uno degli ex Manuel Sarao ad incendiare la partita, il suo sinistro però. Sant'Angelo pericoloso però, due minuti dopo punizione di De Vecchi e Maggioni che deve sporcare i guantoni per la prima volta.